Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, aiutami a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del divino volere e stretta la tua mano materna guiderà tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione, farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 11, capitolo 26, 19 luglio 1912. Questa mattina, trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, sento il tuo alito e ne sento refrigerio. E non solo quando mi sto vicino a te il tuo alito mi reca refrigerio, ma anche quando gli altri parlano di te e delle cose dette da te per loro bene. Sento per mezzo loro il tuo alito e me ne compiaccio. E il mio refrigerio si replica e dico: anche per mezzo degli altri la mia figlia mi manda il suo refrigerio, perché se non fosse stata attenta ad ascoltarmi, mai avrebbe potuto fare il bene degli altri. Quindi è sempre lei che mi manda questo bene. Perciò ti voglio più bene e mi sento spinto a venire a conversare con te. Poi ha soggiunto: il vero amore deve essere solo. Invece, quando è appoggiato a qualche altro, fosse anche santo, a persona spirituale, mi nausea ed invece di contento ne provo amarezza e fastidio. Perché l'amore solo quando è solo mi dà padronanza e posso fare quello che voglio dell'anima, ed è della natura del vero amore. Invece quando non è solo, una cosa si può fare, l'altra no. È una padronanza impicciata che non vi dà piena libertà, quindi l'amore si trova a disagio e ristretto. Capitolo 27, 23 luglio 1912. Trovandomi col mio sempre amabile Gesù, mi lamentavo con lui, perché oltre alle sue privazioni anche il mio povero cuore me lo sentivo insensibile, freddo, indifferente a tutto, e come se non avesse più vita.
Che stato lacrimevole è il mio. Eppure non so piangere io stessa la mia sventura. E giacché io stessa non so avere compassione di me stessa, abbi tu compassione di questo cuore che è voluto tanto bene e che tanto ti promettevi di ricevere. E Gesù, figlia mia, non ti affliggere per cosa che non merita nessuna afflizione. Ed io invece d'aver compassione di questi lamenti e del tuo cuore, io me ne compiaccio e ti dico, rallegrati con me, perché ho fatto perfetto acquisto del tuo cuore. E non sentendo tu più nulla dei tuoi stessi contenti e della vita del tuo cuore, ne vengo io solo a godere del tuo contento e della tua stessa vita. Onde devi sapere che quando non senti nulla del tuo cuore, io tiro il tuo nel mio cuore e lo tengo a riposo in dolce sonno e me lo vado godendo. Se poi lo senti, allora il godimento è insieme. Se tu mi lasci fare, io dopo averti dato riposo nel mio cuore e goduto di te, verrò a riposare io in te e ti farò godere i contenti del mio cuore. Ah, figlia, questo stato è necessario per te, per me e per il mondo. Per te, se tu stessi svegli, avresti molto sofferto nel vedere i castighi che sto mandando e gli altri che manderò. Quindi è necessario addormentarti per non farti tanto soffrire. È necessario per me, quanto avrei sofferto di non renderti contenta, di non accondiscenderti a ciò che tu volevi, mentre tu non mi permetteresti che io mandassi i castighi, onde era necessario addormentarti. In certi tristi tempi di necessità di castighi è necessario scegliere le vie di mezzo per renderci meno infelici. È necessario per il mondo. Se io volessi sfogarmi con te e farti patire, come lo facevo una volta, e quindi puoi accontentarti di risparmiare il mondo dai castighi, la fede, la religione, la salvezza sarebbero sbandite ancora di più dal mondo, specie come si trovano disposti gli animi in questi tempi. Ah, figlia mia, lascia fare a me, e quando ti devo tenere sveglia e quando addormentata? Non mi hai detto che facessi di te ciò che avessi voluto? Vuoi forse ritirare la parola? Ed io, mai, oh Gesù! Piuttosto temo che mi sono fatta cattiva, e perciò mi sento in questo stato. E Gesù, senti, figlia mia, è forse entrato in te qualche pensiero, affetto, desiderio che non è per me? Se questo fosse entrato, dovresti temere. Ma se questo non c'è, è segno che il tuo cuore lo tengo in me e lo faccio dormire. Verrà il tempo che lo farò svegliare, allora vedrai che prenderai l'attitudine di prima. E siccome sei stata a riposo, l'attitudine sarà maggiore. Poi ha soggiunto, io ne faccio di tutte le specie, faccio le anime assonnate d'amore, le ignoranti d'amore, le pazze d'amore, le dotte d'amore. Ma di tutto questo, sai qual è la cosa che più mi importa? Che il tutto sia amore. Il resto, che non sia amore, neppure è degno di uno sguardo. Capitolo 28, 12 agosto 1912. Questa mattina il mio sempre amabile Gesù, quando appena è venuto, mi ha detto: figlia mia, il mio amore simboleggia il sole. Il sole sorge maestoso, ma mentre sorge lui è sempre fisso e non sorge mai. Con la sua luce invade tutta la terra, col suo calore feconda tutte le piante, non c'è occhio che di lui non goda. Si potrebbe dire che quasi non c'è bene che sulla terra si trovi che non venga dal suo benefico influsso. Quante cose non avrebbero vita senza di lui. Eppure fa tutto ciò senza strepito, senza dire neppure una parola, senza nulla pretendere. Non dà fastidio a nessuno. Anzi, non occupa spazio della stessa terra che invade con la sua luce. L'uomo può fare quello che vuole. Anzi, mentre gli uomini godono del bene del sole, non gli usano nessuna attenzione ed inosservato lo tengono in mezzo a loro. Tale è il mio amore simboleggiato dal sole. Come sole maestoso sorge in mezzo a tutti, non c'è mente che non è irradiata con la mia luce, non c'è cuore che non senta il mio calore, non c'è anima che non è abbracciata dal mio amore. Più che sole me ne sto in mezzo a tutti, ma ahi, quanti pochi mi fanno attenzione. Sto quasi inosservato in mezzo a loro, non sono corrisposto, e continuo a dar luce, calore, amore. Se qualche anima mi fa attenzione io vado in follia, ma senza strepito. Perché il mio amore, essendo sodo, fisso, verace, non è soggetto a debolezze. Tale vorrei il tuo amore verso di me,
E se ciò fosse, verresti ad essere anche tu sole per me e per tutti, perché il vero amore ha tutte le qualità del sole. Invece, amore non sodo, non fisso, non verace, è simbolo del fuoco di qua giù, soggetto a varietà. La sua luce non è capace di illuminare tutti, è una luce molto fosca, mista a fumo, il suo calore è ristretto. E se non si alimenta con la legna, si smorza e diventa cenere. E se la legna è verde, fa strepito e fumo. Tali sono le anime che non sono tutte per me. E miei veri amanti, se fanno un po' di bene, sono più gli strepiti che fanno e più il fumo che esce dalle loro azioni che la luce. Se non sono alimentato da qualche impiccio umano, anche sotto aspetto di santità, di coscienza, si smorzano e diventano fredde più che cenere. La loro caratteristica è l'incostanza: ora fuoco, ora cenere. Il resto che non sia amore neppure è degno di uno sguardo, ecco, ha sentenziato Gesù al termine del capitolo centrale che abbiamo letto. E è una frase che dà perfettamente il tono alla meditazione di oggi, che ruota attorno ancora una volta all'amore vero. Introducendo l'anima nella vita della divina volontà, Gesù moltiplica le lezioni di amore. Abbiamo dato anche il titolo a una meditazione recente, appunto con lezioni di amore. E qui continuano ad articolarsi e a moltiplicarsi. C'è un aspetto molto importante. Che è appunto quello dell'amore che deve essere solo, tema affrontato da Gesù brevemente nel capitolo 26, e poi ripreso e ulteriormente articolato attraverso l'immagine antitetica per certi aspetti, quindi del sole e del fuoco, che fa comprendere la differenza che c'è tra un amore autentico è un amore non autentico. Allora, il cuore è sempre lo stesso. Il vero amore deve essere solo. Quindi significa che Gesù deve essere il punto di convergenza della totalità del nostro patrimonio affettivo. Ma se noi ci pensiamo, quando Gesù continua sempre a insistere su queste cose, se facciamo attenzione, perché è sempre bene che noi abbiamo la Sacra Scrittura come guida maestra, come deve essere, insomma, per ogni cattolico, e non solo nella verità, ma anche nella spiritualità, diciamo così. Non si legge forse nella Sacra Scrittura fin dall'Antico Testamento, temi che Gesù riprende chiaramente ed esplicitamente nel Vangelo: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo è il capitolo 6, se non ricordo male, ma credo di sì, del libro del Deuteronomio, no? Dove viene sintetizzata la preghiera con cui fin dall'Antico Testamento il più ebreo prega 3 volte al giorno: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze, no? Ecco, con tutto il tuo cuore. Cosa significa? Significa che Dio si ama con tutto il cuore. Ciò che Dio non è, non si ama con tutto il cuore, ma con una parte. Ecco. E che significa? Significa che l'attaccamento affettivo profondo, anche l'attaccamento intellettivo profondo, amerai il Signore Dio con tutta la mente, e anche l'attaccamento, ecco, che potremmo chiamarlo energetico, quindi che assorbe la totalità delle nostre energie di ogni tipo,
energie psichiche, energie fisiche, energie morali, energie spirituali, deve essere lui. Il nostro cuore non può essere diviso tra più amori. Tutta la problematica, l'abbiamo visto tante volte, della idolatria è esattamente strettissimamente connessa con questa tematica. Quando Luisa si preoccupa, no, nel secondo capitolo, qui c'è sempre una solita, come dire, pia e querelle d'amore tra Luisa e Gesù, no? A un certo punto Gesù praticamente dice a Luisa: guarda, io in questo momento tu ti senti anestetizzata, capito? Quindi non avverti né la mia presenza che ti chiede sacrifici e cose di questo genere, immolazioni, eccetera, né la mia presenza consolante, e quindi stava un po' preoccupata, dice: ma che succede qua? Il mio povero cuore lo sento insensibile, freddo, indifferente. E Gesù spiega: guarda che sono io che ho operato in te questa cosa. E le spiega perché. Dice: bene per te, è bene per me, è bene per il mondo. E spiega sempre la solita dinamica, diciamo così, tra virgolette, dei cosiddetti castighi che tante volte abbiamo meditato, insomma, anche nel precedente ciclo di meditazione, su cui non è il caso di tornare un'altra volta ancora, no? Ma quando Luisa gli oppone il fatto, dice: ma no, io... Che a un certo punto Gesù gli dice: scusa, lasciami fare, no? Hai detto che io posso fare di te tutto quello che voglio? Ritiri la tua parola, dice, per carità, non sia mai, ma Gesù, fai tu, ma solo che penso che questo stato, insomma, dipenda dal fatto che mi sono fatta cattiva. E Gesù gli dice: vogliamo fare la verifica? E facciamo la verifica. E la verifica vale per lei e per tutti, no? È forse entrato in te qualche pensiero, affetto, desiderio che non è per me? Punto interrogativo. Questa tematica, cioè, io ritengo che questo punto dell'ingresso nella divina volontà, veramente, della vita nella divina volontà, che tra l'altro questa è una cosa nota nell'ascetica, e anche nella sana e santa mistica, insomma, cattolica, questo è un punto fondamentale. Perché se non c'è un distacco profondo da tutto e da tutti, che non significa diventare gelidi o ignorare il prossimo, cioè abbiamo sempre come immagine Gesù e la Madonna. Gesù e la Madonna erano la carità stessa, la dolcezza stessa, l'affabilità stessa. Ma erano anche l'immagine, Gesù usa questo termine, della libertà assoluta. Non avevano legami, neanche tra di loro, cioè neanche l'amore infinito che c'era tra Gesù e tra Maria, neanche quello causava legami. Non c'è libertà. Gesù usa poi questa espressione, l'abbiamo sentita durante la meditazione e le considerazioni. Dice: non c'è libertà. Perché si creano legami con le creature e il legame con la creatura ostacola l'azione, la presenza e il legame profondo con il tuo, con il creatore. Gesù dice, proprio a commento del primo capitolo: quando non è solo l'amore, una cosa si può fare e l'altra no. È una padronanza impicciata che non vi dà piena libertà. Quindi l'amore si trova a disagio e ristretto. Cioè, l'amore profondo è concentrato nel darsi all'amato e sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda Gesù, Gesù può fare realmente di me e con me tutto quello che vuole? Che c'entra questo con gli altri amori? Certo che c'entrano. C'entrano e come? Se facciamo attenzione.
Perché se Dio chiedesse il sacrificio di un bell'amore santo, anche umano, che facciamo? Sono cose che succedono, lo sappiamo tutti quanti nella vita. Cioè, per entrare in questo mondo, questo è un fatto interiore, non ci può essere, così come non si adempierebbe neanche il primo comandamento, non si può essere, Signore, io ti amo fino a questo punto. Oltre questo, per favore, non ci andiamo, non me lo chiedere. Per carità, noi abbiamo la libertà di poter fare questo, no? Dio la rispetta, ma non soltanto gli scritti di Luisa, ma il primo comandamento non dice questo. Non dice amerai il Signore Dio tuo fino a un certo punto, ma con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze. Questa è una cosa importante, più importante di quanto si pensi. Perché se non parte questa cosa, la nostra vita, Gesù l'ha detto, rimane impicciata, rimane ingolfata, rimane inceppata la nostra vita interiore. Non parte, non parte. Non è possibile non è possibile stare in questa situazione di cuore diviso. Bellissimo quello che dice Gesù. Io ne faccio di tutte le specie, faccio le anime assonnate d'amore, ignoranti d'amore, pazze d'amore, dotte d'amore. Sono tutte quante espressioni forti, sarei dire. E molto molto intense, molto molto impegnative, molto espressive, molto emblematiche. Assonnate d'amore, ecco. Questo è il riferimento a Luisa, no? Ti ho fatto addormentare, quindi ti ho fatto addormentare a tutto, d'accordo? Sia alla sofferenza che al godimento. Ti ho lasciato con un po'. Sappiamo tra l'altro che Luisa, negli ultimi anni della sua vita terrena, questa sorta di assonnamento di amore l'ha vissuta proprio ad litteram, nel senso che, tra l'altro, in questo senso ha vissuto un'esperienza molto simile a quella di un'altra mistica italiana, che è Maria Valtorta, che negli ultimi anni di vita fu da Gesù smemorata del mondo, no? Quindi viveva in uno stato, come dire, in senso buono chiaramente, ma di semi inebetimento. Non c'erano più, c'erano ma non c'erano. Poi, le pazze d'amore, innamorate pazze sarebbero. Una volta Gesù, se non ricordo male, a Santa Margherita Maria alla Coque, se io ricordo averlo letto nella biografia, insomma, quando ne fece una delle sue, insomma, che era abbastanza intraprendente, insomma, nei gesti d'amore verso Gesù, mi sembra che gli fosse scappata. Gesù diceva: tu sei matta. Però va bene così, no? Le dotte d'amore, quelle che sono ben istruite, ecco, su questa celeste materia. Ma tutto quello che non è amore, io neppure lo degno di uno sguardo. Infine Gesù prospetta nell'ultimo capitolo questa immagine, no? Bellissimo, il sole e il fuoco. Sappiamo negli scritti, se uno volesse contare le volte in cui è nominato il sole e soprattutto accostato a Gesù, sole divino, alla divina volontà, all'amore di Gesù, penso che ci dovrebbe perdere molto tempo, insomma, andare a fare una ricerca di questo genere in tutti e 36 volumi, no? E immagine che ricorre, ricorre, ricorre in continuazione. Qui Gesù oggi la usa, oltre che per far comprendere, insomma, questo ci deve farci riflettere anche a noi, no? Gesù non ama soltanto i buoni, i suoi amici. Non c'è anima che non è abbracciata dal mio amore, ha detto. Tutti. Perché le menti sono irradiate dalla sua luce, il cuore sente il suo calore,
tutte le anime sono appunto da lui abbracciate. Ma quasi nessuno ci fa attenzione. Certo, il sole sta lì, zitto, buono, nessuno ci fa caso, nessuno lo ringrazia, eppure benefica tutti. Se qualche anima dice Gesù mi fa attenzione, io vado in follia. Sono espressioni che fanno sempre molto riflettere, no? Vado in follia. Però senza strepito, perché il mio amore, essendo sodo, fisso e verace, non è soggetto a debolezze. E qui, da questa ultima considerazione, passa all'immagine del fuoco. E dice: tu dovresti essere con me così come io sono con te, avere le stesse qualità del sole, e quindi essere sodo, fisso e verace. Qualora non lo fossi, saresti simile non al sole, ma al fuoco. Il fuoco di qua giù è soggetto a varietà. La luce del fuoco certamente non è come la luce del sole. Il caldo del fuoco, il fuoco riscalda nella misura in cui ci si sta vicini, ci si allontana dal fuoco, il caldo non si sente più. E poi il fuoco deve essere alimentato di continuo e con legna adatta ad ardere, perché se la legna non è adatta ad ardere, ci sono fumi e strepiti. Allora, quando non si è tutti per Gesù, quindi quando non c'è il solo amore, si è come fuoco. Cioè, ora fuoco, ora cenere. Perché? Se fanno un po' di bene, dice Gesù, sono più gli strepiti che fanno e più il fumo che esce dall'orazione che la luce. Strepiti, farsi notare, far notare il bene che fanno. Fumo, ecco, fumo è proprio l'immagine biblica della superbi, superbi in ebraico si dice Evel, significa vapore, vapore, quindi quando uno si loda, si vanta, oppure addirittura millanta, ingigantisce quel poco di bene che ha fatto, o getta il discredito su quello del prossimo, insomma, no? E poi c'è sempre questo alimento di qualche impiccio umano, quindi non c'è un amore puro. Attenzione che Gesù nel primo capitolo ha fatto un discorso molto importante, molto importante, dicendo, attenzione, quando è appoggiato a qualche altro, fosse anche santo, persona spirituale, mi nausea, e invece di conforto ne prova amarezza e fastidio. Qui c'è tutta una tematica amplissima in spiritualità ascetica, sugli attaccamenti, per esempio, che si hanno, si possono avere in malsani. Malsani non significa impuri, sono attaccamenti malsanamente di tipo affettivo o psicologico. Niente che riguardi il tema del sesto comandamento o anche, come dire, il tema dell'innamorarsi o cose di questo genere. Ma nei confronti di confessori, padri spirituali, leaders carismatici, no? Veggenti, non so chi si possa stare, chi si possa pensare, no? Persone spiritualmente rappresentative, non esclusi anche, ecco, i membri della gerarchia, no? Appunto, i leaders significativi, come i partiti, no? I partiti di quelli a cui piace Papa X e quelli a cui piace Papa Y, d'accordo? Quindi attaccandosi alla figura concreta, ecco, che incarna l'ufficio del successore di Pietro, anziché rimanere saldamente e sanamente ancorati all'ufficio di cui una certa persona in un certo momento storico ne è titolare, ma che non esaurisce e che non va mai scambiato nella sua, diciamo così, umanità con l'ufficio che rappresenta, no? Stessa cosa vale per i parroci, d'accordo? I parroci super e i parroci poverini che non si rifila nessuno. Attenzione, queste sono cose molto, cioè, sono cose che si fanno in continuazione e senza farci nessun caso. Però Gesù dice: quando è appoggiato a qualche altro l'amore, fosse anche santo, persona spirituale, mi nausea ed invece di contento ne prova amarezza e fastidio.
Quindi attenzione a vigilare sul nostro cuore. Quindi quelle opere, torniamo alla fine, se le fanno qualcuna, se non sono alimentate da qualche impiccio umano anche sotto aspetto di santità, di coscienza, si smorzano e diventano fredde più che cenere. Lasciano pensare queste cose, la loro caratteristica è l'incostanza, ora fuoco, ora cenere. Quindi comprendiamo, tutto ciò che non è amore non è degno di uno sguardo, tutto ciò che rende il nostro cuore diviso, ecco, e non concentrato in Gesù come punto focale di convergenza e di partenza di tutta la nostra vita di amore, se si vuole entrare nel regno della divina volontà, ma anche se si vuole tendere ad adempiere con perfezione il primo comandamento, deve essere oggetto di verifica attenta ed eventualmente anche di opportuni e salutari provvedimenti. Bene, Santa Vergine Maria, aiutaci sempre ad avere occhi ben aperti, soprattutto a farci comprendere il positivo di queste considerazioni che Gesù fa, no? Gesù non viene a togliere nulla dalla nostra esistenza, ma viene semplicemente a sanare ciò che sanguina, ecco, a raddrizzare ciò che è storto, a togliere ciò che ci rende infelici, che ci toglie la vita. Ecco, perché chi campa con il cuore pluridiviso, chi cerca la vita da altro che non sia da lui solo, sta male e non troverà quello che cerca. Chi invece è saldamente unito e legato a Gesù solo, in lui trova tutto. Questo è il trova tutto e trova tutti. E con la libertà interiore che acquista da Gesù stesso, liberamente, ecco, può accogliere tutto l'amore da parte di tutti e dare amore da parte di tutti senza attaccarsi a nessuno e senza creare vincoli con nessuno. Non solo senza attaccarsi a nessuno, ma anche senza legare a sé nessuno, perché doppio è il tipo di legame che si può creare. La tua intercessione, la tua perfezione nel vivere queste cose, che hai vissuto perfino con Gesù tuo figlio, ecco, ci aiutino a penetrarne l'importanza e ad operare gli opportuni interventi, ecco, tagli a volte, ecco, potature che fossero necessarie per vivere queste cose. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.